Raga, allora, siamo qui con questo nuovo video. Io voglio sbrigarmi anche a fare l'intro, perché tanto avete già letto il titolo, avete anche visto la miniatura. Cosa è successo? Che praticamente, ve lo dico sinteticamente, io ero in vacanza, ero a Vicenza, anzi a Bassano del Grappa, ho messo anche questa foto qui su Instagram, e praticamente Noxer stava facendo una live sul suo canale assieme a FuseGamer, Harry Lazza e Tony Tubo. E praticamente gli infamoni hanno pensato di farmi uno scherzo, che inizialmente io avevo anche capito che fosse uno scherzo, solo che poi, per motivi che poi vedrete adesso nel video, ho cominciato a sospettare e quindi mi hanno inculato. Dato che è una live e Carlotta ha caricato pochi minuti fa il video sul suo canale, stavo vedendo la prima parte e stavo morendo, quindi ho detto no, devo assolutamente riprendermi perché le reazioni sono storiche. Come vedete, il video è uscito da 22 minuti. E andrò a riprendere. Non so neanche quando carico questo video, però un buco lo trovo. In che senso? Allora. Andrea, mi sta chiamando Fede. Vai, vai, vai. Aspettate, devo collegare un po' le Ostaggio? cuffie. Ok. Ok, ragazzi, allora vi Allora, spiego subito esatto, come un attimo stavano sta andando le cose. parte. Io dello scherzo abbiamo chiarito. Aspetta, Fede? spiega, ecco. Puoi parlare? Ok, allora ti ripeto la storia per l'8.000ª volta. Hai parlato con Fuse? Ah, sì, ok. E in poche parole ho parlato con Fuse e mi ha detto che ai tempi di aprile, di quando avevamo fatto la challenge, cioè subito dopo che ci siamo visti, te hai iniziato a scrivere nel gruppo dell'Auricchio, tipo sparlando su di me, fatti vari. Ora io non so se sia vero o falso, però Poi io ho cioè detto che cazzo stavi. veramente preferisco che me le dicessi in faccia certe cose. No, Fede, sono seria. Serissima, rideva lei, è serissima. Io mi stavo sputtanando proprio perché ho detto che non si sa mai, alzo le Insisti. Ma poi Dice sono 100%, sempre 100%. dentro, sono sempre uno che si è fatto abbastanza i cazzi tuoi, Sì, Fede, però non è che c'è non il guarda, cioè, allora ti non giuro voglio essere disrespettante, però Che poi queste parti ha messo sicuro il muto in tempo perché non ho sentito un cazzo. aspetta un attimo, c'è sta mia nonna. Mi nonna! Oh mio Dio! Ma pensi Carla Pia! Allora, no, ecco, mi scusa. Sta seria, è Cioè, professionale. allora, oggi dovevo fare la live, no? Poi alla fine è saltata perché la mia connessione va Io non male. Però, potevo vedere vabbè, se effettivamente fosse in facendo la live, ero live in avevo giro pure con chiamato come amici. ospiti certe persone, no? E quindi diciamo che mi era venuta la curiosità, no? Di chiederlo magari anche per scherzare e anche mi hanno dato la conferma. Tipo Tony mi ha dato la conferma, Stavo Enrico mi ha diventando dato la Viola in quel conferma, momento, quindi, cioè. cioè, capisci che non credo che si siano messi in tre d'accordo per inventarsi sta cosa. Guarda, ti ripeto, non ho mai detto delle cose del genere. Se le ho dette come stavo dicendo prima, magari ti ho Qua detto, mi ma stavo parte che cosa incazzando, avrei detto, prima cosa. eh. Qua mi stavo Poi all'inizio incazzando. ti ho detto delle cose a forma di stronzata, tipo per scherzare. Ti dico che già quello è più possibile, ma non probabile, perché non ricordo di averlo fatto e probabilmente non l'ho fatto veramente. Guarda, io non lo so sinceramente perché non ero presente, non stavo nel gruppo, quindi non ti so dire, io parlo per sentito dire. Io magari ci parlo con Andrea, giusto per capire Dici, cos'è che avrei detto dici, prima cosa. dici, Seconda dici la. cosa, sai, cioè, mi dà un po' fastidio che loro vengano a dirti che io parlo, dato che io all'interno della crew sono stato uno che sono sempre fatto i cazzi suoi, mentre Dici sono che uno tu mi dicevi che ero su, che sudavo. Che sudavo, è vero. Dici così, fidati. Lo so io. Non so, prova a parlare con Andrea, con gli altri, però io questo so e questo ti devo dire. Dici, mi hai detto che. Mi hanno Va detto che tu bene, dicevi che io con sudavi. Andrea ci parlo, adesso chiarisco un po' questa situazione. Vabbè, chiamalo magari. Oh, che cazzo vai? Sì, Ora! chiamalo. Va bene, poi ne riparleremo. Dio! Ciao. Ciao, Chiedo ciao. conto. Ma ditemi cosa devo dire, Vai. cioè, io non lo so. Reggi il gioco. Allora. Ce l'ho. Pronto? Chi è? Oh, Fe! Chi è? Cioè, sono così. Senti una cosa, ho appena parlato con Carlotta. Mi ha detto, cioè, mi ha detto delle cose che io, sicuramente tu e altri della crew, le avete detto che ai tempi di aprile, o comunque del roaming scorso, io all'interno del gruppo ho detto delle cose su di lei. Ma forse cioè per cosa? Cioè
In base a cosa? Me lo sono chiesto anch'io, me lo sono chiesto che anch'io. Cazzo? Da quello che lei mi ha fatto capire, non belle, perché mi ha detto, dato che ci conosciamo tanto tempo, se mi dite determinate cose di me l'hai fatta, io ho pensato che mi stesse prendendo in giro, che stesse facendo uno scherzo. Però poi quando subito detto, lo stavo smontando. Guarda, me l'hanno dette non solo Fius, ma anche Tony e Lazza. A quel punto comunque ho cominciato un po' a capire che potesse non essere uno scherzo. Io, come ho detto a lei, a parte che da quello che mi ricordo, a meno che non c'ho l'Alzheimer, non ho mai parlato. Le sentite quanta infame? Ma se l'ho fatto, e poi dipende cosa ho detto. Dì che l'ha fatto, dì che l'ha fatto. Mai dette. Insisti. Però se a volte può essere che mi sia scappata qualche parola, l'ho fatto sicuramente in maniera spesosa, c'è stato un po' di presa per il culo verso altri all'interno della crew. Vabbè, ma comunque però... pure se l'hai fatto scherzando, comunque l'hai fatto. Io non ci vedevo più, mi sono passata la sera. Non sai che cosa ho detto? Non mi ricordo, ma io non mi ricordo, forse gliel'ho detto tempo fa, ma mo, cioè mo te l'ha detto sta cosa all'improvviso, ti ha chiamato e ti ha detto. E forse ti dico che io sto ipotizzando, perché comunque non mi ricordo di aver detto nulla, anche perché non avrei motivo di sparlare di lei. L'hai detto. Scusa. No, ma l'hai detto, Federico, cioè mi ricordo perfettamente che tutti noi la insultavamo nel gruppo e tu appresso a noi lo facevi. Ma insultare in che modo? Non lo so, è tipo sudava. Tipo? Ma che cazzo dici? Poi qui, no, lui aveva messo muto, io pensavo non mi sentisse. Lui è infame, lui è infame, perché lui ha iniziato dicendo io non so niente, e poi ha detto no, tu la insultavi. Cioè, che pezzo di merda. Fe. Mi senti? No. Senti, no. Oh, e poi ho attaccato. Cazzo. Mi sta chiamando a me. E te credo. No, aspetta, non. Dici, riprovo a chiamare. Dici, riprovo a chiamare. Vabbè, poi sai. Così sarà che so. Stai parlando. Oh, Dimmi. Ho chiamato Andrea. Non mi ha saputo dire nulla. Ma me sta prendendo in giro? Non mi ha saputo dire né il cosa ho detto, né praticamente mi ha confermato. Per lui mi ha detto che queste cose te le ha dette tanto tempo fa. Infatti mi ha detto, ma te le ho detto veramente ora. Come dire, io gli ho detto tanto tempo fa, ma me l'ha anche detto che te l'ho detto tanto tempo fa. E io gli ho detto, cosa avrei detto? Magari me l'ha magari me l'ha detto tanto tempo fa, però me l'ha riaccennato oggi. Sinceramente ho ricordi di questa cosa solo di oggi. Considera che lui mi ha detto che io gli ho detto cosa avrei detto e io ho detto non lo so, mi ricordo, cioè prima ho detto non lo so, poi mi ha detto mi ricordo che nel gruppo, vedete, gliel'ho pure detto, molti la prendevano in giro e tu andavi dietro. Andavi dietro. Perché, guarda, Fede, allora... io non so neanche bene parlare di questa cosa perché non c'ero e non mi hanno fatto esempi, solo che mi hanno fatto capire bene o male. E... Ma bene o male? Cazzato, ero incazzato. Dici, allora chiarisci con lui un attimo, dici, chiarisci con lui. Io non penso di aver capito a questo punto. Ti ripeto, se c'era una cosa che ti devo dire, che sto ripensando adesso come un coglione, no? Adesso non credo di Super Romix. Quello era l'unico momento, ma è durato 5 minuti, in cui avrei potuto dire qualcosa. Ma se tu mi stai dicendo addirittura prima del Romix. No, prima del Romix. Poi no. Qui io avevo capito male in realtà. Dopo il Romix. Sì. Dopo il Romix è successo. Okay. Romix, io e lei abbiamo discusso per una stronzata, ma 5 minuti, come ho detto. Vabbè. Comunque sia, non ho avuto motivo per... Perché però ho sempre avuto un ottimo rapporto. Tranne quei 5 minuti, quindi non avrei... Vabbè, io, cioè, l'unica cosa che vorrei chiarire è che, cioè... Cioè, alla fine di rovinare un'amicizia per cose stupide di questo tipo, non lo so, perché più che altro sto parlando per sentito dire e ti ripeto, di rovinare un'amicizia per sentito dire non mi va finché non ho prove o fatti vari, ma... Anche perché, secondo me, penso pare che sia una sorta di scherzo, perché... Io continuavo a sospettare. Non avrebbe senso scherzare su una cosa del genere, cioè io semplicemente non se sei live. Dicendo ciò che mi è stato detto. Volevo solo chiarire. No, fammelo chiamare a me, devo dire una cosa. Non ho detto nulla, allora io partendo se ho fatto che ho detto nulla. Ovviamente, sapete che sono
facendo ipotesi, sai? Anche ad Andrea ho detto, sono una persona diplomatica, cioè lui prima è passato dal non hai detto nulla, poi a me ha detto non è per caso, parlando scherzando come fate spesso voi, mi è scappato qualcosa in maniera scherzosa, mi senti, no? Cioè pure che scherzavi mi hai detto, ma cosa, non lo so. Capito, cioè, magari ha scoperto che, cioè, non so, magari si sta cercando di parare perché non gli va di, cioè, non so, sto andando ad ipotesi perché non l'ho sentito, Andrea. No, non l'hai sentito, Andrea. Sono pure in vacanza, quindi non me lo posso mettere a mobilizzo al telefono, altrimenti dovrei chiamare anche Tony Fede, non lo so, io ho voluto solo riferirti, poi come te la vuoi tirare, come lo vuoi fare te, fai tu. Che non scherza, il Terry e Tony. Io l'avevo quasi capito. A me Tony mi ha inculato, perché adesso capite perché. Prima cosa. Ha detto Terry e Tony. Ti ripeto che dal mio punto di vista non mi ricordo. No. Poi Fede, sì. Digli, se ci tieni a me chiarisci con tutti. Non so, cioè, guarda, allora io non è che ho tutta questa confidenza con loro, quindi non, cioè, neanche mi va di insistere più di tanto, mi hanno detto questa cosa, fine della storia, volevo chiarire con te e non, cioè, alla fine non abbiamo neanche le basi per chiarire, perché non riesco a capire qual è il punto dove è andato storto, tipo una cosa del genere, e quindi non so. Beh, però capisci che se uno si viene a sentir dire queste cose un po' dà fastidio. Non c'è dubbio. Io più che altro adesso il dubbio sarò con loro, perché non capire perché tanto, perché hanno detto una cosa del genere, e poi l'hai detto ok, ma guarda, Fede, veramente io non so. Guardate come cambia atteggiamento, è fantastico. Ce l'hai dite e poi. So, è l'unica cosa che mi viene in mente. Aspetta un attimo, fermatevi. Se mi date il permesso gli faccio uno di quegli scherzi nello scherzo che voi non avete idea. È qui m'ha inculato. Oh, mi sta chiamando. Mi sta chiamando, m'ha inculato. Ansia. Pronto? Oh, Fede, sei te? Sì. Fede. Oh, senti. Sì, te. Allora, io mo stavo su TS con Fuse, Carlotta e Harry. Sentite questa. Perché dovevamo fare una live sul canale di Carlotta. E poi alla fine non l'ha voluta fare più. E ci siamo messi, stavamo cazzeggiando. Non mi prendevo l'internet. E niente, è uscita fuori una discussione che onestamente io ho fatto prima di andarmene via dal TS, perché ti volevo chiamare, perché a me queste cose mi danno fastidio. Cioè, non ho l'età per queste cose, cioè mi danno proprio a cazzo. Cioè, ti spiego tutta la cosa. Allora, il discorso qual è? Che Fius, magari non so tu se lo sai sto fatto, gli piace Carlotta. E io la... Quindi che ha fatto? Gli piace Carlotta. E aspetta, perché è successo che siccome lui ha scoperto parlando con Carlotta che Carlotta è innamorata di te, innamorata di te, mi viene da ridere perché onestamente che situazione di merda mi devo trovare a 30 anni in questi cose. No, come una sorella. Senti, io il rapporto che c'è tu e Carlotta non lo so, però io quello che so che ha detto Federico, Carlotta amore per Federico, io devo fare in modo che se lo togli dalla testa. E ha detto, voglio che potete dare una mano, potete dire che ha parlato male però... nel gruppo. Okay. Ma il discorso qual è? Che Sfius sta morto perché non si aspetta. Sospettavo di avere l'Alzheimer. Hashtag sospettavo di avere l'Alzheimer. E mo che è successo? Che Carlotta in DS si è fatta scappare perché si è messa muto. Si è messo il muto e si è fatta scappare che ha parlato con te al telefono. Ed è successo il finimondo. Perché Fius non si aspettava che lei partisse in quarta a chiamarti. Hai capito? Pensava che la cosa se la teneva per sé. Cioè, mossa Andrea che sta proprio male. Lui era credibile, ragazzi. Ho fatto una figura di merda con Federico che non piace più. Facciamo a risolvere questa figura di merda. E voleva che io ti chiamassi per cercare un modo per far capire che lui... Allora ho detto, senti, io sto fuori, non voglio sapere niente di questa cosa. Siccome già so che uscirà fuori il nome mio, se non te l'hanno detto già, che c'ero pure io che ho confermato queste cose. Ma hanno detto perché Carlotta mi ha detto me l'hanno
confermato Tony ed Harry. Ecco, è giusto che io mi ricordo tutto nel TS. Ho detto, è meglio che chiama Federico, ci chiarisco io in privato, però so, fammi un piacere. Non dire a Carlotta o a Fius che hai parlato con me. Io sta cosa te la sto dicendo da esterno perché non voglio sapere questa storia. Lo sai che ci tengo a te, ci tengo a loro, non voglio centrarci niente proprio. No, ma guarda che dicendo questa cosa mi hai tranquillizzato molto. Oh. Fius ha fatto una cazzata, però ci può stare. Cioè io veramente avevo il sospetto che ci fosse qualcosa di più. Vabbè, cioè, faccio le cazzate. Fius troviamo una soluzione, ma non è grave, cioè tranquillo. Vabbè, tu dalla parte, se puoi, cerca di aiutarlo pure con Carlotta. Cioè, non mica ti piace Carlotta a te, cioè, se... Ora attacca e poi lo chiamo io, ok? No, però è stato geniale, Tony. Io ho anche commentato il video di Carlotta. Dove faccio la gioia? Non è possibile. È la verità. Stiamo facendo. C'era un motivo per cui io avessi dovuto parlare di lei o parlare male di lei, poi. No, raga, ho saltato un pezzo, aspettate. Poi voglio dire, non c'era niente in Sicilia, è successa quella... Il caspito di casino, guarda, veramente, cioè, assurdo. Parlare, Fede, io te lo, ti ripeto, te l'ho detto per stare tranquillo, perché comunque non volevo che pensassi male di me che ti vado a parlare dietro, perché non è una cosa che non farei mai, ci tengo troppo a te. Hai fatto bene a dirtelo, perché ho detto, guarda, ti dico io, fino a 10 minuti fa pensavo che stessi ordinando tutti per il culo, e così dai, non è possibile. È la verità. Stiamo facendo. C'era un motivo per cui io avessi dovuto parlare di lei o parlare male di lei, poi. Poi voglio dire, non c'era neanche motivo per cui voi avreste dovuto fare comunque un'infamata per i miei confronti, considerando che alla fine non è che abbiamo litigato cose del genere. Ci teneva a farsi questa cosa, mo vedi tu come vuoi chiarico, Carlotta, con Fius, vedi te, mo che sai pure la cosa vera, cioè, mo io ti ho detto la verità, fai te. Cioè, la verità, lui ha detto la verità. No, non se la fa. Ah, no, è arrivato, mucca mano. Pronto? Ma te non me potevi dire subito che ti piaceva Carlotta? Che cazzo stai dicendo? Dai, cioè... Mamma, aspetta, lo sciroppo me lo dai dopo? Che cazzo? Io stavo a sentire, che Dio. Tony. Ah, sì, perché prima avevo parlato in TS, sì. No, ferma, allora aspetta, cioè, ti volevo dire, io sta cosa non te l'ho di in faccia, perché comunque, cioè, se io ti davo tua cugina, tu mi davi Noxer. Io te la do tranquillamente, ma subito il pacchetto. Aspetta, c'è una cosa da dire. Pacchetto regalo, io faccio. No, vabbè, perché comunque c'è... Tu tua cugina me la devi dare veramente. Aspetta, che cosa, aspetta. Allora, lei è tua amica, quella è mia cugina, però una cosa, visto che c'è... Prima nel Medioevo, nel Medioevo ellenico, si facevano gli scambi. Ma che allora noi facciamo lo scambio. Per me lo scambio va bene. Medioevo ellenico. Fede, aspetta, visto che prima c'era lo scambio di merci tra con il bestiame e comunque anche con delle barrette. Delle barrette convenzionali, perché comunque... E io continuo a parlare, ma sono coglioni! Ma continuo... non me lo fotte no, cosa? È uno scherzo, fratello, come fai? Mamma mia! Yeah, hai capito che è uno scherzo? Cioè, tu sti cazzato! Ma non ti piace Noxer? Come, mi piace Noxer? A me piacciono tutte, però... A me piacciono! Abbondiamo! Era uno scherzo, ma no. Ho capito! Però il discorso è che ma Carlotta lo sa che è uno scherzo. Ma stiamo in live su YouTube, Federico. Era un'ora che non aspettavo. Allora, stiamo a posto. Dai, vieni più allora, scopri i roaming. Il discorso è che io da subito avevo sospettato che fosse uno scherzo il loro. Ho detto, mo che cazzo gli ho detto a Carlotta. Carlotta era credibile, quindi lei mi faceva sospettare, ci sua, tra l'altro. E niente, comunque sono felice che il rapporto tra me e Fius si sia concluso in maniera molto buona, perché alla fine è successo questo. Però, stronzate a parte, è finito tutto così, cioè alla fine ci siamo fatti tutti una grande risata. Io ho voluto caricare questa reaction sul mio canale perché inizialmente avevo pensato di farci un video.
Solo che poi Carlotta mi ha detto l'avrebbe caricato sul suo canale. Quindi ho pensato, beh, c'ha senso. Solo che è talmente divertente che non potevo non farci una reazione. Spero di avervi strappato una risata, anche se molti di voi erano complici e lo sapevano, brutti pezzi di merda. Noi ci vediamo con i prossimi video. Non so quando uscirà questo, spero non troppo tardi, perché sennò poi non c'ha senso veramente. Io vi invito comunque ad iscrivervi sia al mio canale che a quello di Noxer per le sue capacità recitative. Ma se dobbiamo proprio andare all'elite, andiamo da Tony Tubo. E quindi iscrivetevi anche al suo canale, ma ovviamente anche a quelli di Fius e Lazza. Trovate tutti quanti in descrizione. E niente, bella. I won't let go.